parte appunto dal libro Lo squarcio dei cuori, di primo figlio di Milano, un po' di lotte di sconfitto, avere da chi ha vissuto in questa città tutte le lotte dei lavoratori dal 68 ad oggi. Quindi sarà proprio una brevissima escursione, anche dal 68 alla fase di Piazza Fontana, passando appunto, pensando proprio a questa città e ai lavoratori. Le prime due poesie sono proprio due poesie scritte nel 68, io avevo 18 anni, quindi sono poesie proprio già scritte. Non ho mai abbandonato di scrivere poesie, pur avendo fatto sempre mestieri apparentemente lontani dalla poesia. Ho fatto un dirigente di partito, un dirigente sindacale, adesso ho lavorato vice sindaco a Bovedo, pur avendo fatto lavori apparentemente lontani dalla poesia, non l'ho mai abbandonata perché la poesia è stata quella che mi ha permesso di fare meglio tutti i lavori che ho fatto. Senza la poesia sicuramente, non so se è stato bravo o meno bravo, ma senza la poesia sarei stato peggiore sicuramente di quanto sono stato. Quindi ringrazio proprio la poesia. Pirelli, ottobre 69, come alberi. Come alberi, le fabbriche vuote. Il vento trasporta bandiere. Tu dicesti. Tu dicesti, ci sono anch'io, compagno. S'aprì la gente. E del picchetto ti accolse la cara umanità. Poesia dedicata alla manifestazione per ricordare il popolo cileno, per ricordare appunto il golpe, la lotta. Hanno ripreso a urlare le miniere e grigi sono tornati i muri. Gira per il mondo l'ignominia dei falò, mentre tramonta un sole ancora colmo di sorrisi. Ma già sussultano i vulcani, li venceremo se le note si impigliano tra i grani. Poesia dedicata invece a un ricordo di una visita alle fosse ardeatine. Dice non c'entra con Milano, c'entra con Roma, ma c'entra perché da qui era partita proprio il treno per andare a questa manifestazione, alle fosse ardeatine. Ad una, ho accarezzato le vostre tombe, o compagni delle fosse. I vostri nomi ho visto inanellarsi, nere palline in un rosario di sangue. Avanti popolo, alla riscossa cantavo sottovoce, una nota ad ognuno. Marco Salerni, anni 19, studente. Maria Gualandi, anni 32, insegnante elementare. Paolo Simoni, anni 51, tranviere. I nomi erano tanti. E le mie mani, arate dal granito, una seconda volta mi sporcarono di sangue. Ma questo sangue, ultima tomba, è tua. Te lo regalo, operaio Marco Piccini. Adesso veniamo alla Milano, Piazza Fontana. Su Piazza Fontana c'è una bella poesia di Salvatore Quasimodo, scritto prima ovviamente che ci fosse lo scoppio della bomba. E a me è venuto spontaneo leggere questa poesia, ne rubo anche qualche verso, e paragonare la Piazza Fontana di Quasimodo con la Piazza Fontana che invece poi è diventata dopo ormai quel tremendo attentato. E mi immagino appunto di chiacchierare con Salvatore Quasimodo. Certo non è, Salvatore, il vento fra i capelli che caro di lunga la grigia fronte. Lo scoppio devasta ben più dei capelli. Con tremenda violenza si consumano autunno di vita e di storia, non ultimi uccelli estivi nell'aria di chiamarsi. L'estate è passata da un pezzo e già soffia, trasportato da Borea, umida e gonfia, la nuvola nera. Il grigio della mura delle Puglia, più rosso, più nero, poi ancora di cenere, più grigio. Botto, istruttore fascista di un capodanno anticipato. Lo straripare di fabbriche svuotate come fiumi. Esatto, quel tempo ci divide. È muta ora la fontana, anche se scroscia, anche se tu lo sai, pioggia leggera. Chiudo con una poesia dedicata a Pinelli e ricordo anche come è nata questa poesia perché ero in macchina. Passa davanti a me un tram, il 68 per l'esattezza, l'ho scritta Cimitero Maggiore. Io rimasi improvvisamente, poco prima si era parlato anche di Pinelli come fosse sepolto al Cimitero Maggiore.
istintivamente mi è venuto questa, l'ho scritta proprio quasi macchina, i semafori rossi, perlomeno gli appunti, è proprio questa dimostrazione come la poesia, cioè chi crede ispirazione alla poesia, il lavoro, è impegno, è seguire, ma è anche ispirazione, anche il fatto è far luce nell'angolo buio e trovarci addormentata la bellezza. Finendo. Sul tram la scritta, cimitero maggiore, Musocco insomma, subito tombe si fanno le figlie di tossico amore. Volo, incurante, sono rossi i semafori, in tenuta da sommozza vigile fuori poliziotti. Volo fino al capolinea, inoltre, la lapide pioggia. È il giorno dei morti, forse? Sì, è il giorno dei morti. Anche se il cruscotto dice 31 gennaio, 7 gradi, 167.000 chilometri. Un'altra spia, come quella dell'olio rossa lampeggia, transita il 76. Anche i lager nazisti portavano numeri, come le case e le vie sono numerate le tombe, 431, 432, 433, 434, 434. Interrogatori, finestre aperte, voli, pugni alzati, titoli di quotidiani, quotidiani pianti. Era il cielo più triste di oggi. Era quello il giorno dei morti. Uno squarcio in piazza, uno squarcio in questura. C'è ancora la banca, c'è ancora la questura. È lo squarcio dei